Buongiorno a tutti, sono Jeanette, la vostra istruttrice di aerobica e personal trainer. Continuiamo il nostro allenamento insieme a casa. Oggi il nostro lavoro si concentrerà sulla schiena e sugli addominali, ma faremo lavorare un po' di tutto. Bene, prima di cominciare consultate il vostro medico curante, anche perché è importante evitare i movimenti che possono creare problemi dopo. Benissimo, allora riscaldamento, posizione di base, i piedi nella linea del bacino, le ginocchia leggermente piegate, tengo il centro, vuol dire che risucchio l'ombelico, sciolgo le spalle, allungo il collo, un allungamento verticale, respiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ultimi due, inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, espiro e adesso attenzione, inspiro e mi alzo sulla punta dei piedi allungandomi bene, allungo la colonna vertebrale, su, cerco di toccare il cielo o il soffitto e giù. Bene, ancora due così, inspiro, sulla punta e allungo, è piacevole alla nostra colonna vertebrale, su, allunghiamoci bene, e giù, ultimo, inspiro, e mi allungo, destra, sinistra, attivate così anche i polpacci, un po' le gambe, e giù, bene, spalle sciolte per rilassare la nostra parte preferita, allunghiamo il trapezio un poco, ok, cambio lentamente, deve essere piacevole, non dovete tirare mai troppo, bene, su, spalle sciolte, semicerchio, allungando il collo, mobilità della parte cervicale, ancora, pian piano, se volete seguite il vostro ritmo più lento, espiro girando la testa, inspiro quando ho la testa al lato, ultimi due, ultimo, molto bene, alzo la testa e adesso spalle dietro e in avanti la parte dorsale, dietro chiudo le scapole, espiro, allontaniamo le scapole, inspiro, espiro, chi riesce può anche controllare un po' gli addominali, il centro, stringo gli addominali e se volete anche potete stringere i glutei, ancora meglio, inspiro, espiro, stringo i glutei, stringo gli addominali, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ultimi due, inspiro, espiro, inspiro, espiro e apro le spalle, benissimo, da questa posizione andiamo ancora più in basso per attivare la parte lombare, curvo, porto il bacino sotto e allungo la schiena, curvo, porto il bacino e inspiro, mobilità della colonna vertebrale, parte lombare, dorsale, cervicale nello stesso tempo, un po' di posturale per tutti, stringo i glutei, rilasso, stringo i glutei e mi rilasso, ultimi due, stringo i glutei, mi rilasso, ultimo, stringo bene, mi rilasso e dondolo su da vertebra a vertebra, su, benissimo, da questa posizione faccio una divaricata più larga, qua mi raccomando è molto importante tenervi bene, tenere tanto il centro, e stringere i glutei per avere il bacino fisso, le ginocchia leggermente piegate,
Bene, il busto bello verticale, verticale, apro le braccia e da qua mi inclino, faccio un'inclinazione laterale. Non dovete toccare la caviglia, ma dovete avvicinarvi un poco, dovete sentire il lavoro degli obliqui e torno su nel mezzo. Mi inclino, mi fermo per un attimo e torno su. Tutto il tempo, anche se lavoriamo con i muscoli laterali, con gli obliqui, dovete controllare il centro. Espiro, inspiro nel mezzo. Il collo segue la linea della colonna vertebrale. Se guardate le ginocchia, il bacino è fisso. Lavoro solo con la parte superiore. Qua tutto rimane fisso. E su. E su. E su. Ancora. E su. E su. Ultimi quattro. Su. Tre. Le braccia nella stessa linea, come se fossero un righello. Ultimo. Su. Ebbene, e ormai una volta in questa posizione, tengo la posizione e faccio la torsione. Guardo dietro anche con la testa, così faccio lavorare, faccio muovere un po' la parte cervicale e torno nel mezzo. Le braccia in una linea, guardo dietro, l'unica cosa che rimane fermo è la parte inferiore, dal bacino in giù. Il bacino non si muove, rimane fisso, guarda in avanti, lavoro da qua. Espiro. Se avete piegato bene le ginocchia, cominciate a sentire anche il quadricipite, anche le gambe. Se non volete lavorare con le gambe, rimanete più in alto, ma mi raccomando, con i glutei ben tenuti, rimango con i glutei contratti. Inspiro, espiro, inspiro, inspiro. Chi vuole invece far lavorare di più le gambe, scende ancora un po' di più e così sicuramente sentirete bene il lavoro delle gambe e fate lavorare tutti i muscoli paravertebrali che sono responsabili per la torsione della colonna vertebrale. Ultimi due. Ultimo. E su. Bene, praticamente sembrava niente, ma abbiamo fatto lavorare le gambe, i muscoli paravertebrali e anche le spalle, perché dopo un certo punto sicuramente le braccia pesevano tantissimo. Allora, per farvi felici, allunghiamo un po' il deltoide, allungo la spalla così vi rilassate. Bene. Muscoli laterali, tutti i muscoli che ci sono importanti per la nostra postura, ci tengono più diritti, ci tengono più flessibili. Bene, sciolgo le spalle. E adesso anche per rilassare un po' le povere gambe che in realtà non hanno lavorato tanto, se non le avete piegato. Invece se avete piegato bene le ginocchia, allora avete dovuto sentire tutta questa zona qua. Bene, cambio gamba, chi ha una sedia può appoggiarsi, altrimenti comunque non serve, le ginocchia leggermente chiuse e tengo. Tiro, 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 tengo per alcuni secondi. Benissimo. Ok, giù. Bene, adesso invece un piccolo esercizio. Prendiamo i pesi,
La sedia ho solo spostato perché volevo farvi fare un esercizio, ma faremo dopo questo. Ottimo. Allora, da questa posizione, senza muovere le gambe, facciamo un'inclinazione in avanti, le ginocchia leggermente piegate. Faccio praticamente un deadlift. Mi avvicino circa quando le braccia arrivano alla metà della tibia, mi fermo, da lì girando le mani porto su il gomito chiudendo le scapole, ritorno giù, rigiro le mani e torno su con la schiena dritta. Allora, anche questo è un esercizio complesso, faccio lavorare i muscoli erettori della colonna vertebrale aggiungendo con il rematore il trapezio e romboide e ovviamente anche un poco i muscoli anteriori delle gambe. Insomma, la schiena sempre bella allungata, dritta, scendo, chiudo i gomiti, tiro su, chiudo le scapole e giù e su, ancora. Espiro, inspiro e per tornare su di nuovo espiro, ancora, giù, deadlift, schiena, trapezio e su, ancora. Faccio lavorare la parte anteriore del corpo, parte anteriore delle gambe, il bicipite femorale. Anche se non si sente tanto, però credetemi che lavora. Chiudo, allungo e torno su. La schiena sempre dritta, non vorrei vedere la schiena curvata, come se fosse una tavola. E su, dietro, chiudo, allungo. E su, ancora 5, giù, chiudo, allungo e su, ancora 4, giù, chiudo, allungo, ancora 3, respiro, ultimi 2, ultimo. Benissimo, e con la schiena dritta appoggiamo i pesi e allunghiamo la schiena. Sicuramente avete sentito tutta questa zona e con le braccia dietro le ginocchia allunghiamo la parte dorsale e la parte lombare. Tiro, tiro, tiro. Bene, appoggio le mani sulle ginocchia, alzo un po' la testa, inspiro. E adesso estendo le ginocchia e con il mio peso mi butto in avanti allungando i muscoli, i flessori delle ginocchia. Adesso potete estendere le ginocchia, è arrivato il momento quando potete finalmente estendere le ginocchia. Ancora, se volete potete mettere le mani dietro e tirarvi verso le gambe estese. Ottimo, fletto le ginocchia e il più lento possibile dondolo su da vertebra a vertebra. Benissimo, ok. Allora, qua avrete due opzioni in realtà. Dovreste cercare... Facciamo senza sedia, ho cambiato idea, ogni tanto mi capita quando mi organizzo con qualche esercizio, dopo mi viene in mente che ci sono dei pericoli. Preferisco senza la sedia perché dopo la sedia può scivolare e non vorrei rischiare. Allora, le mani leggermente aperte verso esterno, le gambe nella linea del bacino e da questa posizione, facendo lavorare le braccia, il tricipite, i glutei e di nuovo la schiena, alzo il sedere, ottimo, faccio il ponte, praticamente i gomiti rimangono leggermente piegati
e da questa posizione alzo una gamba, appoggio, l'altra gamba, appoggio e scendo giù. Allora, di nuovo, alzo il sedere ponte, i gomiti leggermente piegati, espiro, espiro e giù. Il sedere tutto il tempo controllato, tengo anche gli addominali. Le mani, mi raccomando, verso esterno per non avere oppure per avere il meno scomodità possibile al polso. Alzo, espiro, espiro e giù. Qua ancora una cosa che dovete controllare. Quando estendete il ginocchio, le due cosce rimangono in una linea, circa in una linea. Vedete che le due cosce rimangono nella stessa linea. Chiudo, espiro e giù. Ancora. Mi fermo, inspiro, espiro e torno giù. La respirazione sempre segue il movimento più duro. Alzo. E giù. Il collo sempre rilassato. Non dovete lavorare con il collo, dovete lavorare con i glutei, con il bicipite femorale. E mentre estendiamo le ginocchia, anche con gli estensori delle ginocchia, il quadricipite. E giù. Bene, adesso siccome ormai siamo in forma, chi vuole continua così, oppure chi vuole si sente in forma senza appoggio, tiene il ponte e solo alza una e l'altra buttando fuori l'aria. Decidete voi, chi vuole torna sul tappetino. Ultimi 15 secondi, facciamo la modalità avanzata. Tengo il ponte. Ultimi. 4, 3, 2 e 1 e giù. Benissimo, sicuramente avete sentito tutta la parte posteriore e mi inclino in avanti. Allungate bene le gambe, dovete rilassare la schiena e allungare un po' i flessori delle ginocchia. Ok, su, e adesso invece la parte anteriore davanti, dondoliamo giù e facciamo lavorare un poco gli obliqui e il retto dell'addome, le ginocchia leggermente piegate, anzi vi faccio vedere su questo lato che è un po' meglio forse. Ok, le ginocchia buttate verso il pavimento, non dovete appoggiare entrambe le ginocchia, con il busto, con il torace rimango verso il soffitto, le mani dietro la testa e da questa posizione praticamente alzo le spalle e avvicino il ginocchio ed estendo la gamba che sta sopra, espiro e allungo, espiro, avvicino e allungo, faccio lavorare gli obliqui e il gluteo piccolo e medio, espiro, inspiro, 4. Qua cercherò di contare bene per non farvi fare di più su un lato, 6, 7, alzate bene, 8, espiro, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15. Benissimo. Cambiamo lato, l'altro lato, le ginocchia avvicinate al pavimento, il busto rimane nella linea del bacino, le mani dietro e adesso alzo le spalle e avvicino il ginocchio, estendo. 1, 2, 3, cerco di alzare bene le spalle, 4, 5, 6, 7, obliqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ultimo, 15 e giù. Benissimo. E per concludere facciamo ancora un movimento diritto, appoggio le mani accanto al bacino e praticamente estendo le gambe, è una sforbiciata destra, sinistra. Conoscete già questo esercizio, ma forse è utile ripetere di nuovo che è importante tenere la parte lombare. Una cosa da evitare in questo caso, praticamente tanti mettono subito le mani sotto il sedere per evitare che la schiena si alzi. Però se mettete le mani sotto il sedere, praticamente il lavoro degli addominali sarà molto molto di meno. E per questo, siccome questo esercizio facciamo proprio per far lavorare gli addominali, cercate di tenere le mani aperte e la schiena controllate, e se non riuscite a tenere la schiena rimanete con le gambe più in alto piuttosto che mettere le mani sotto il sedere, evitando così il lavoro degli addominali. È molto meglio lavorare più in alto con le gambe con la schiena appoggiata, perché così pian piano, rinforzando gli addominali, riuscirete ad andare sempre più in basso con la schiena appoggiata. Spero di avermi spiegata bene. Espiro. La schiena sempre appoggiata, però dipende dalla vostra forza se lavorate con le gambe in basso oppure più in alto. Decidete voi, sentite voi quanto riuscite a tenere la schiena. Ultimi 5. 4, 3, 2 e 1. Bene, allunghiamo gli addominali. Adesso potete alzare la schiena sulle braccia, su. Allungo bene. È piacevole. Ottimo. Bene, prendo il ginocchio. Porto il ginocchio sopra la gamba estesa, guardo nella direzione opposta, entrambe le spalle rimangono appoggiate, allunghiamo un po' la schiena, rilassiamo gli obliqui, molto bene. Cambio lentamente lato, cambio gamba, l'altro ginocchio in su, porto sopra la gamba estesa e guardo al contrario nella direzione opposta. Entrambe le spalle ben appoggiate. Ok, lentamente su, prendo un ginocchio, con l'aiuto del ginocchio mi tiro su. E solo un attimo di respirazione, inspiro, raddrizzo la schiena, espiro, curvo la schiena, inspiro, espiro, rilasso la schiena, inspiro, espiro, l'ultimo così, inspiro,
respiro e raddrizzo la schiena, un'ultima, allungo la colonna vertebrale, su e giù. Bravissimi, ci vediamo la prossima volta, buona giornata a tutti, arrivederci, ciao ciao.